I segnali di risveglio ci sono stati e come. Abbiamo sognato di portare via i tre punti dal campo del Frosinone, come è capitato al Cagliari del passato, al Cagliari eroico, al Cagliari che sapeva trasformare e soprattutto capovolgere il destino nel giro di pochi minuti. A Frosinone il Cagliari ha giocato per vincere per almeno un tempo, ha giocato molto bene per almeno un tempo, anche se ha pagato l'ennesimo errore difensivo di un giocatore troppo giovane che deve chiaramente migliorare con il passare dei turni. Aveva giocato bene schierando uno dei giovani del suo vivaio, Kurfalidis, e mettendolo in una posizione centrale dove doveva comandare quasi il pressing ai danni della capolista Frosinone. Ed è stato molto bravo l'11 di Liverani a interpretare questa nuova formula, privando la squadra di casa per almeno 35 minuti della luce a centrocampo e quindi riuscendo più volte a portare il baricentro del gioco molto avanti per innescare il Luvumbo. Luvumbo che è stato il giocatore che ha sbloccato la situazione sul lancio di Carboni, che poi sarà colui che fa il fattaccio, quello del gol del pari, ma sul lancio di Carboni è stato lui a rompere alle spalle di Lapadula in un attacco finalmente a due e con Luvumbo finalmente più centrale per bruciare gli avversari, prima i difensori e poi il portiere, e depositare il pallone in gol. Sembrava l'inizio di una bella serata perché il Cagliari giocava bene, il suo gioco era fluido, la sua aggressività costante, il ritmo comunque buono, ma col passare dei minuti è avvenuto il fattaccio, quello che abbiamo detto, un lungo lancio con Carboni che è rimasto a guardare il pallone e con Roden che gli è passato davanti per battere indisturbato a rete per il gol del pari. Si è sentito il colpo nel corso del primo tempo perché il Cagliari ha tardato a riorganizzarsi e poi col passare dei minuti però questi difetti che erano emersi, non solamente Carboni ma anche il ritmo che Viola non riusciva a reggere, che lo mettevano molte volte in difficoltà soprattutto sulle ripartenze degli avversari, si è visto ancora nel secondo tempo. Un secondo tempo dove comunque il Cagliari reggeva ma non riusciva più a essere incisivo, non riusciva più a negare il gioco ai padroni di casa. È così che è arrivato il gol di Lapadula, un grandissimo gol, dobbiamo dire una grandissima invenzione, un fulmine per certi versi che ha spezzato un equilibrio che sembrava essere la caratteristica della gara. Liverani ha posto rimedio ai due giocatori che non stavano giocando bene, ha tolto Carboni per Barreca, ha tolto Viola per Makumbu, ma il Cagliari comunque ha stentato a riprendere il ritmo per poter ritornare in gara. Si è dovuto aspettare il tempo di recupero, dove la volontà più che altro, ed è questo l'aspetto forse più positivo della partita, la voglia di non perdere, è emerso nei 5 minuti finali, con il calcio di rigore che ha permesso a Lapadula di trasformare, oltre che di procurarselo il rigore, di trasformare su un pari ingenuità, quella in questo caso dei difensori della squadra di casa, che hanno permesso all'arbitro di poter fischiare un penalty su un pallone che probabilmente non era certo un pallone gol per la squadra cagliaritana. Rigore trasformato in 2-2, nel minuto dopo il sogno. Il gol realizzato a Pavoletti su una corsa di Lapadula nella corsia di destra, ma inizio della corsa che era avvenuta con Lapadula al di là dei difensori. Quindi gioia sfrenata al 99esimo per il gol del potenziale 3-2, abbiamo accarezzato il sogno, abbiamo toccato il passato, abbiamo vissuto per un attimo l'epica della storia del Cagliari, ma poi abbiamo dovuto nuovamente ridimensionare il nostro sogno e riportarlo sul 2-2. Comunque un pareggio in casa della capolista, il primo pareggio della capolista, il segnale che comunque questo Cagliari può affrontare chiunque, soprattutto se ritrova la voglia, la determinazione, la compattezza e la serenità. Il commento a caldo è giunto alla quinta edizione e quest'anno, oltre al web, ci potrai vedere anche in TV. In 5 anni tante aziende ci hanno scelto. Diventa anche tu partner del commento a caldo e segna un gol fondamentale per la tua azienda. Chiamaci o mandaci un messaggio WhatsApp al 335 699 16 93.